anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. L'arrivo di Greta, André lascia il Fürstenhof. Un addio ed un nuovo arrivo. E, su queste clamorose news che si dipanano le anteprime su ciò che sta attualmente accadendo in Germania nel corso della 19ª stagione. Ebbene sì, dopo l'happy end di Paul e Josie, saranno Leander ed Eleni a tenerci con il fiato sospeso, nonché tutte le storyline legate alla nuova annata. E fra queste, è bene ricordare quelle legate ai Salfield. Partiamo col dirvi che André deciderà di trasferirsi in Sudafrica dal figlio Simone, in concomitanza a ciò, all'hotel a 5 stelle arriverà una chef di nome Greta. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. André prende una decisione spiazzante. Un personaggio storico del Fürstenhof prenderà una decisione volta a sconvolgere i Salfield. Come preannunciano le news tedesche, nelle prossime puntate di Tempesta d'Amore, uno dei protagonisti cardine della soap si sistemerà molto molto lontano dall'affezionato hotel a 5 stelle. Stiamo parlando di André Konopka. Entrato in scena circa 15 anni fa nel corso della seconda stagione, il burbero cuoco è diventato uno dei volti simbolo di Tempesta d'Amore. Il suo personaggio ha subito una vera e propria rivoluzione. Da cinico e perfido Darkman interessato soltanto al guadagno e dai soldi, si è trasformato, a poco, in un cuoco innamorato del suo lavoro, nonché in un uomo saggio e dispensatore di ottimi consigli. André, inoltre, ha collezionato diversi fidanzamenti, si è sposato per ben 3 volte ed è diventato anche papà. Purtroppo, però, se la carriera gli ha riservato sempre grandi soddisfazioni, non si può dire lo stesso della vita privata. Attualmente, negli episodi trasmessi in Germania, André è un uomo solo. Le sue relazioni sono tutte fallite, compresa quella che lo vedrà al centro della scena con la madre dei fratelli Richter, ed ovvero Hélène. Inoltre, dimostrerà di non aver ancora metabolizzato un triste avvenimento accaduto in passato, ed ovvero quello legato alla scomparsa della figlia Sabrina a seguito di un incidente aereo. L'altro suo figlio, Simon Konopka, si è da tempo trasferito in Sudafrica con la moglie Maike e pare non abbia alcuna intenzione di ritornare al Fürstenhof per stare accanto al papà. André, dunque, come precisano gli spoiler, comincerà ad avvertire il peso schiacciante della solitudine. E non riuscirà a dare il meglio di sé nemmeno in ambito lavorativo. I suoi piatti, le sue creazioni culinarie, non lo gratificheranno più. In virtù di questo, inizierà a pensare di lasciarsi alle spalle per sempre il Fürstenhof in modo da raggiungere in Sudafrica l'unico figlio rimastogli. Inutile dire che la sua decisione rattristerà profondamente suo fratello, nonché la già citata Hélène. Con la madre di Jerry e Max, lo chef infatti vivrà una bellissima storia d'amore. Uniti ed innamorati, i due si confideranno segreti e paure. Sarà a lui che la donna, in un momento di grande sconforto emotivo, racconterà di sentirsi responsabile del deficit cognitivo che ha colpito il figlio Jerry, visto che nel corso della sua dolce attesa, fu colta più volte da crisi di pianto e di panico. La Richter, in aggiunta a ciò, vivrà anche un periodo buio a seguito di una brutta malattia, ma potrà contare sull'amore del suo compagno che l'aiuterà a superare alla grande i momenti di difficoltà. Sarà in tale ottica che, determinato ad iniziare una nuova vita insieme a lei, lo chef le parlerà del suo più grande sogno, trasferirsi con lei in Sudafrica in modo da aprire un ristorante tutto suo. La donna, però, lo deluderà affermando di non voler lasciare i suoi figli per vivere una nuova esperienza in un'altra parte del mondo. Il risultato, quale sarà? Anziché provare a ragionare ed a riflettere con Hélène per cercare la soluzione migliore, André non si servirà di certo della diplomazia per risolvere il conflitto. Tutt'altro. Comincerà subdolamente a manipolarla. Come prevedibile, verrà scoperto e la sua ardita, mossa, finirà per danneggiarlo. Il Konopka, così, stanco di tutto e tutti, partirà, spezzando il cuore della Richter. E ci chiediamo. Dal momento che, più volte, il nostro amato personaggio si è reso protagonista di uscite di scena più o meno lunghe per le più disparate motivazioni, questa volta assisteremo per davvero alla fine del suo ciclo narrativo? A quanto pare sì, visto che i Salfield si metteranno subito alla ricerca di un suo sostituto. E soprattutto, André partirà solo all'ultimo minuto, a prendere l'aereo comparirà anche Hélène. E, tutto da scoprire. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche.
una new entry al fianco di Robert Salfield. Una nuova donna sta per fare irruzione nella travagliata vita di Robert Salfield. Le anteprime sulle puntate attualmente in onda in Germania svelano che lo chef conoscerà Greta Bergman, destinata a sconvolgere non solo la sua esistenza, ma anche quella dei personaggi che orbitano intorno al Fürstenhof. Tutto comincerà a seguito della spiazzante decisione di André. Come vi abbiamo appena spoilerato, dopo essere stato per circa 10 anni alla guida del prestigioso ristorante dell'hotel pluristellato, il fratello di Werner deciderà di dare una svolta radicale alla sua vita e di trasferirsi in Sudafrica. Ancora non è chiaro se lo farà insieme al suo nuovo amore o se partirà da solo. Quel che è certo è che la sua decisione coglierà tutti alla sprovvista. Christoph, Robert e Werner, così, si metteranno subito alla ricerca di un suo valido sostituto. E sarà così che a Big Lime giungerà una cuoca dal grande talento ed ovvero l'affascinante e simpatica Greta. Al Fürstenhof la nuova arrivata ritroverà non solo la cugina Yvonne Klee, madre di Josie e nuova compagna di Eric, ma anche un altro personaggio che risveglierà in lei ricordi bellissimi. Di chi si tratterà? Di un suo passato amore, forse? Inoltre, la new entry affermerà di detestare la cugina perché a rivista è fin troppo legata al denaro. Comunque sia, la Bergman verrà messa subito alla prova ed inizierà con entusiasmo il suo nuovo impiego. Esso la porterà a lavorare a stretto contatto con Robert. Quest'ultimo, negli episodi attualmente trasmessi in Germania, è stato lasciato da Cornelia Olle. I due, infatti, scoperti tutti gli intrighi di Arjan Kallenberg, decideranno di darsi un'altra opportunità. A dividerli, però, questa volta, sarà la decisione della donna di lasciare per sempre il posto che l'ha fatta tanto soffrire ed ovvero Big Lime. Robert, a differenza sua, non vorrà staccarsi dai suoi affetti più cari, soprattutto dal papà Werner. E ci chiediamo, sarà la volta buona per Robert? Greta sarà la sua anima gemella? Vedremo. Intanto a vestire i panni della Bergman sarà l'attrice tedesca classe 1982 Laura Oswald, ben nota al pubblico d'Oltralpe grazie alle sue partecipazioni in serie TV di enorme successo. Il suo ingresso in scena è previsto nel corso della puntata 4013, trasmessa in Germania entro la metà di aprile 23. Tutto lascia intendere che per questo personaggio sia in arrivo un posto nel cast fisso, anche se non ci sono ancora certezze in merito. La Oswald, in una recente intervista, si è dilungata a parlare del suo ruolo, presentandocelo come una donna divertente, affettuosa, sicura di sé, amante della cucina e con una innata capacità di affrontare la vita, costi quel che costi. Gli spoiler di Tempesta d'Amore terminano qui per ritornare più ricchi di colpi di scena che mai. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.